È un'infrastruttura europea che è entrata nella roadmap ultima, quindi molto di recente, marzo 2016. L'infrastruttura si occupa di supportare la scienza del patrimonio. Lo dico in italiano perché in realtà non è che ci sia una traduzione, di heritage science. Si può tradurre letteralmente scienza del patrimonio. Il problema fondamentale è che abbiamo fatto praticamente l'infrastruttura e al contempo stiamo definendo il dominio scientifico di scienza del patrimonio, perché fino a qualche anno fa si parlava di conservation science ed era il tempo in cui c'era la scienza e l'arte e i convegni si intitolavano La scienza per l'arte. Quindi si introduceva un chiaro ruolo di subordinazione di end users. Mi ricordo quando si parlava delle soprintendenze come gli end users delle tecnologie scientifiche. Invece con Heritage Science, che è un concetto molto più moderno che stiamo discutendo da qualche anno in tutti i contesti internazionali, si vuole indicare che tutti gli attori che ruotano intorno al patrimonio devono far parte di una disciplina scientifica multidisciplinare, inclusiva delle scienze cosiddette umane. Non è che il multidisciplinare lo fai solo sul lato delle scienze naturali, sarebbe riduttivo, non sarebbe un modo sensato di affrontare una sfida complessa come la salvaguardia del patrimonio. Quello che si vuole fare con l'infrastruttura è mettere a disposizione di ricercatori della Heritage Science, fatto il distinguo che ti ho appena detto, un portafoglio di strumenti che abbia anche l'ambizione di essere un portafoglio di strumenti condivisi a livello europeo e in prospettiva anche a livello globale. Noi lavoreremo su quattro piattaforme di servizio, tre che sono già ben rodate perché ereditate da un'attività integrata, un integrating activity che è già in piedi da più di 10 anni e quindi è una comunità avanzata europea, che riguarda conservazione e restauro, del patrimonio culturale. Quindi questo sottogruppo disciplinare, diciamo, dentro Iris è quello che ha dato anche inizio a tutta la cosa, proponendo un'infrastruttura di vedute molto più ampie. Quindi le tre piattaforme che ereditiamo, diciamo, dal progetto Hyperion sono strumentazione mobile, che si chiama MOLAB, è un pool di strumenti portatili che possono andare in situ dove è l'opera d'arte, dove è il sito archeologico, dove è lo scavo, a fare misure sul patrimonio dove si trova l'oggetto. Questo riguarda ovviamente anche le collezioni museali, in generale tutto la parte di patrimonio mobile che poi mobile non è mai perché i costi di muoverlo e i rischi sono notevoli. Poi abbiamo una piattaforma che riguarda l'accesso a laboratori non mobili, in prima linea le beamline delle grandi infrastrutture di ricerca, ma anche laboratori che abbiano strumentazione interessante per quello che riguarda la diagnostica del patrimonio culturale, anche se non sono large scale facilities, ma comunque sono di utilizzo importante, possono far parte della seconda piattaforma che si chiama FixLab. Poi la terza piattaforma che già è in opera sul progetto europeo Hyperion CH si chiama ArcLab e consente fisicamente di recarsi in archivi. Archivi di centri di conservazione presso importanti musei europei, archivi di università, archivi di musei, dove è contenuto quale tipologia di dato rendiamo accessibile e la documentazione scientifica sul patrimonio culturale, quindi documentazioni di restauro, campioni prelevati sulle opere, tutto quanto poi è corredo delle attività fatte o anche documentazione di studio. Quando non in formato digitale, e la maggior parte ancora non lo è, sono archivi nel senso classico della parola, è l'utente che deve andarci e questo è uno dei servizi che offriamo già adesso. Un servizio che abbiamo promesso di offrire dentro Iris, ma che ancora non è operativo, se non in piccolissima parte, è quello che abbiamo chiamato DigiLab, che è l'accesso, ovviamente virtuale, quindi l'accesso in remoto, come le e-infrastructures, a un dato che, tra l'altro, in questo momento non è neanche disponibile di per sé, perché stiamo parlando di dataset scientifici sul patrimonio culturale, che normalmente sono ben chiusi nei cassetti dei ricercatori fino ad oggi, anche per la difficoltà di rendere questa tipologia di dato open. Trattasi appunto di misure che sono sempre state ritenute o proprietà del proprietario del bene o comunque coperte diciamo, da riservatezze di varie tipi e nature. Voglio citare per esempio sulle
tipo di misure ad immagine che per anni abbiamo dovuto provare a non farle rientrare nella regia Ronchey, perché un'immagine multispettrale era comunque un'immagine di un'opera d'arte e in quanto tale per utilizzarla. Io infatti ho sempre fatto contratti fin da giovane con. Mi riservo l'uso scientifico di questo dato perché sono misure. Cioè, noi tipicamente facevamo proprio attività di imaging perché facevamo imaging nell'infrarosso. Quindi questa è una tipologia di dato molto difficile da rendere disponibile in open, più difficile di altri dati scientifici. Però lo sforzo coordinato dei ministeri, quindi lo sforzo politico è già in atto. È un po' più difficile farlo passare come concetto a livello di comunità scientifica. Ci sono ancora persone che quando sentono parlare di dato open saltano sulla sedia alla lettera. Quindi queste sono l'offerta che cercheremo di strutturare e rendere disponibile nel complesso del consorzio che stiamo cercando di creare. E i due punti principali della mission sono realizzare un sistema comune di protocolli di misura. Stiamo parlando di fare diagnostica, quindi di un approccio scientifico alla diagnostica del patrimonio, strumenti fissi o mobili. Quindi realizzare un approccio comune che consenta di produrre misure immediatamente fruibili, comparabili, interoperabili in senso scientifico, cioè misure affidabili che posso agevolmente confrontare anche se una è stata fatta a Madrid e l'altra è stata fatta a Varsavia. Quindi intanto un grosso problema. Perché la deframmentazione del sistema che orbita intorno ai beni culturali a livello europeo è un problema, è tutta da fare. Però questa diventa una mission dell'infrastruttura. Stiamo tutti insieme, abbiamo già il problema di essere multidisciplinari all'inverosimile, almeno che parliamo lo stesso linguaggio. E qui, venendo al linguaggio, l'altra mission è quella di creare una piattaforma comune digitale, fatta non solo di dati in formati che ci si riconoscono omogenei e interscambiabili il più possibile, aperti, ma fatta anche di tools. Una delle raccomandazioni nella roadmap del Reflection Group, la roadmap 2016, è la creazione di poli nazionali forti. E in quest'ottica, il fatto che noi abbiamo in prospettiva la creazione del Central Hub in Italia, chiaramente riguarda pesantemente anche la partecipazione di GAR, perché noi tra l'altro abbiamo una situazione molto particolare. Abbiamo sì università e centri di ricerca che sono già ben connessi da GAR in Italia, ma abbiamo tutta la parte di rete, musei, laboratori del Ministero dei Beni Culturali, che non sono già parte di questo contesto e che nell'ottica di cui abbiamo discusso prima, della digitalizzazione sempre più massiccia delle nostre attività di ricerca dovranno entrarci prima o poi. Quindi uno dei servizi che noi come infrastruttura ESFRI chiediamo alle Infrastructure Common è sicuramente anche la connettività a livello europeo. A livello italiano ci riguarda direttamente un rapporto e, insisto, riguarda anche il rapporto col Central Hub.